Allora è finita la partita con Reggio, Tramarossa in casa vincente, insomma coach Venezia, una partita, una vittoria sofferta ma una vittoria bella. Sì, tutte le vittorie sono sofferte e tutte le vittorie diventano belle, anche perché io continuo a ripeterlo che bisogna avere un estremo rispetto di avversari che al di là della classifica arrivavano da 4 vittorie sulle ultime 5 partite e anche con squadre più alte in classifica, e arrivate come segno di una squadra che ha trovato una propria identità e una propria completezza. Noi i primi 2 quarti abbiamo difeso in maniera, diciamo, rivedibile, e poi in spogliatoio ce lo siamo detti, e il terzo, quarto, quarto c'è stato un cambio difensivo assoluto. In attacco poi nel terzo, quarto, quarto abbiamo ritrovato solidità da Andrea Campiello e da De Martini, per cui la squadra ha girato, diciamo, a 4 cilindri. Sono contento perché comunque ci sono state ancora un'altra partita, 5 giocatori in doppia cifra. Secondo me ci sono dati anche dei segnali di coralità importanti, dei segnali di non volerla perdere, dei segnali di voler provare a fare qualcosa in più a livello difensivo, perché comunque nel terzo, quarto, quarto i parziali sono stati diversi dai primi 2. I ragazzi ci hanno dimostrato oggi la determinazione, soprattutto nei momenti finali in cui bisognava tenere il vantaggio. Noi abbiamo ancora dei momenti di superficialità che dobbiamo togliere, e superficialità sono le cose più difficili da togliere perché proprio sono superficiali, però la superficialità è anche l'ultimo tiro da 3 che abbiamo concesso a 30 secondi, a 15-30 secondi alla fine, quello che era. In questo momento qua, l'ho detto in spogliatoio prima di iniziare la partita, siamo in prossimità dello striscione dell'ultimo chilometro. Quindi non c'è più possibilità le possibilità di far passi falsi diminuiscono. Con i risultati anche di ieri sera, perdere stasera sarebbe stato un grosso problema, perché almeno così siamo sempre lì sul gruppetto che può aprire le porte a un qualcosa di importante. Però non ci siamo ancora. Quindi, stiamo parlando dei play-off. Certo, certo. Perché il primo passo, non bisogna vergognarsi, se si perdeva stasera ci facevamo agganciare dal treno play out. Quindi portiamo a casa un passettino alla volta, un risultato alla volta. Io ai ragazzi ho chiesto la regola del 4, cioè che sono 4 allenamenti aumentando sempre più intensità. Questa squadra qua è una squadra che come carta d'identità recita parecchi anni e quindi va gestita, perché ci sono degli equilibri sottilissimi, e la speranza nostra è che adesso con lo striscione dell'ultimo chilometro davanti venga fuori anche quella determinazione che magari c'è sempre stata, però quella determinazione diventi ferocia, che allora può trasformare questa squadra qua in qualcosa di importante. Insomma, forza Tramarossa Vicenza. Beh, chiaro, cioè, stiamo lavorando tanto in settimana, per cui non ci siamo mai scomposti anche durante le sconfitte, che però in un campionato così sono dietro l'angolo. Stasera se Reggio avesse vinto non saremmo stata la quinta squadra che con loro ha perso nelle ultime 6 partite. Questo qua è un campionato dove Bernareggio, che a cui nessuno dava un euro, vince con Milano, Padova, che era considerata una vittima sacrificale, sta facendo un campionato super. Questo è un campionato dove bisogna avere un rispetto assoluto degli avversari, di chi ti marca la domenica, di chi vai a marcare la domenica, perché in ogni momento possono alzarsi e far canestro. Noi dobbiamo ricordarci questa cosa qua.